Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua per Gaster. Ma perché no? Per provare ancora un po' di Battlefield 1. Ho registrato e registrerò questo video un po' di fretta, poco tempo, però ho sentito voci che appunto hanno vociferato che potrebbe finire presto la beta. E facciamo allora il gameplay prima di subito per non perdere questa occasione. Dammi l'aereo. Perfetto. Come vedete, finalmente ho scoperto come seguire gli aerei. Non è un'altra modalità come mi immaginavo io. Bastava aprire gli occhi, però io sono sempre troppo distratto da quello che succede. Fantastico, alla guida di un cacciabombardiere. Potrebbe andare meglio? Forse no. Madonna se ti sgancio. Spero ti arrivino in testa. E quindi fantastico, abbiamo questo bel ragazzotto di colore davanti che ci dà una mano con la mitragliatrice. Non siamo più da soli, andiamo a fare un giro su E magari. Vediamo com'è la situazione. Ma quanto mi diverto? La risposta è sempre tanto. E quanto si cagano addosso quelli che viaggiano con me in aereo? Oh, la risposta è tantissimo. Tantissimo. Ci sta sparando di brutto? Oh mio Dio. Io mi lancio. Quello ci è venuto addosso. Paracadute all'ultimo. Oh mio Dio. Dammi il tuo cavallo che sei morto tanto. E così si precipita da un aereo e si sale su un cavallo imbizzarrito. È geniale. Avevo sempre avuto un po' di riguardo, un po' di riservo nei confronti dei Battlefield come FPS, serie divertenti, perché comunque, dicevo, la mia cosa era troppa confusione con tutti questi mezzi, questi aerei. Tu sei magari lì che stai facendo il cecchino alla grande e arriva uno con un aereo e tu non ne puoi niente e ti uccide. Ma è anche quello il bello. C'è spazio anche per gli FPS non competitivi e un po' più cazzoni, forse. Beccatevi le mie bombe. Però sono da solo. Dai, un qualcuno che mi spara. Ho bisogno. Difficilissimo girare. Te lo fa proprio sentire che è un aereo della prima guerra mondiale. Oh! Oh! Sgancia le bombe qua, qualcuno colpiremo. E invece no. Oh, bravo. Bravo con gli begli occhialetti, tra l'altro. Potresti andare nei Daft Punk. Ti prenderebbero sicuro. Alzati. Mischia. Evito sempre lo schianto per un soffio. Madonna le bombe che lancio. Fantastico. Adesso saliamo di quota. Lancio ancora un paio di bombe. E quando mi sono rotto io lascio questi sulle mitragliatrici e mi lancio di sotto che sono il pilota. È così. È così. Quello lo prendo. Pessima mira. Mamma mia, sono un pessimo bombardiere. E come vedete abbiamo 4 di vita sul nostro mezzo. Una farfalla che incrociamo e siamo morti. Però possiamo ripararlo in volo mentre guido. Non so bene per come. Però è possibile. Piccoli aeroplanini del cazzo. Boh, abbiamo realizzato come si va in aereo, ma io, senza correre, senza essere buttato proprio in mezzo alla mischia, un po' mi annoio. Andiamo a roccheggiare. Subito, quello è un mezzo che devo distruggere. Granata a te. Granata ancora a te. Abbiamo distrutto il carro armato. Dalle mie parti si dice che se un fante muore ma riesce a distruggere un carro armato, la sua morte non è stata invano. Dove corri, piccolo mio? Ah, ce n'è un altro. Però te t'ho ucciso. E tu hai solo più 7 di vita. Giustizia divina. Il buon vecchio karma. Dai, caruccio questo aeroplanino. Un po' difficilozzolo da guidare e sparare insieme. Però magari ci prendiamo la mano. È più una roba alla kamikaze che altro. Madonna, lo tiro giù. Ma non gli vado dentro. Lo tampono. Quanto gira? Quanto va piano? Oh! Mi sento Gabriele D'Annunzio. Oh, mi faccio i pompini da solo. Forse non devo dirlo. Pessima battuta. No! Il karma della battuta. Chi l'aveva visto lo spigolino della casa preso con la letta di lì?
Dai, andiamo. Sul retro. Aereo tedesco, ho visto il tedesco. Io penso che i cattivi siano sempre i tedeschi. No, l'abbiamo superato. Spostarsi davanti. C'è gente che lo faceva davvero questa cosa di scavalcare e fare cose in volo ai 300 all'ora. Dove sei? Mamma mia. I kamikaze. I kamikaze di merda. Non vale. Aia. Che aia. Come corro. Adesso tu mi devi dire che divertimento c'è a stare in mezzo al deserto a fare lo stronzo col cecchino da solo. Dai, è un gioco divertente, lo rovini proprio. Attacco di cuore. Aia, oh, i cecchini. Come si divertono loro con i loro fuciletti. Boh. Per voi le bombe vanno bene. Le bombe in testa. E ve le porto io. Ve le portano i cacciatori. Oh, quella l'ho distrutta io, eh. Pochi cazzi. Se qualcuno reclama la kill. È arrivato il treno corazzato. Ovviamente per l'altra squadra. Dobbiamo distruggerlo. Andiamo alla stazione. Se riusciamo a prendere il cannone antiaereo e puntarlo contro quel treno che sta arrivando, potremmo avere qualche cazzo, qualche possibilità di fermarlo. Ah, ma gli obiettivi non contano più. Loro hanno quel treno, possono prendere tutti gli obiettivi che vogliono. Carro armato più treno. Non benissimo. Ma io gli sparo finché non mi ammazzano. Ah, mi ammazzano. Granate contro il treno. Tutto quello che abbiamo. Ah, mi hanno rotto la postazione. Carini. Due tiri. Questo tipo anche sparare. Fa qualcosa. Ah. Manuale di combattimento di cacciatori. Non affrontare un treno corazzato se ti sta venendo addosso. Potrebbe essere un'idea di merda. Non fallire questo colpo per Gaster. Proprio lì. Ti prego. Abbiamo colpito il Behemoth. Abbiamo colpito il Behemoth. Aspettiamo di ricaricare le bombe. Rimettiamoci sulla traiettoria della ferrovia. E finché non ci abbattono, potete starne certi, gli scaricheremo addosso tonnellate di piombo. Caporal Bergaster ha deciso. Aia, che male. Furbi a passare di fianco. Delle volpi. Anche lui. Proprio a mettere la testa sotto la mitragliatrice. Gran volpe! Gran volpe, fatelo dire. Via dal cazzo. Leggermente solo però, perché poi ci giriamo. Prendiamo il cannone e vediamo chi è che ci urlava contro lui. Non più. E non più spariamo e non più siamo vivi. Lo sapevo. Ho rotto la torretta. Wow, posso avere qualche possibilità. Arrivo. No. No. Mamma mia. Chi se lo sarebbe aspettato. A parte che colpivo quello. Ma chi se lo sarebbe aspettato che sarebbe stata una battaglia così buona per noi? Sono successe un sacco di cose interessanti. Oh, nemici. Ah, io ho fucile a pompa, non devo mirare, caro. Un'ultima bombardata al treno, dite. Così poi... No, non c'è più il treno. Andiamo allora col nostro fighter, Nicolino. Monoposto a rompere i coglioni a tutti quelli che passano sotto di noi. Sotto l'arco? Mamma mia. Un po' veloce vai però. Come faccio a fare cose? Contro cosa si è schiantato? Allora qua. 10 metri più avanti. Era proprio perfetto.
Ma cacciatori, con quest'ultima cavalcata vittoriosa, appunto verso la vittoria, io vi dico che per questo video può già essere abbastanza, e anche la nostra imminente vittoria ormai schiacciante sul nemico. Io vi ricordo, sono Bergaster, un commento qua sotto, mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi, ti ho sotterrato, però adesso ecco, devi spuntare, ci hai messo un'ora ciccio. E mo, adesso che hai finito di...